fuori dall'euro, l'Italia solo così potrà salvarsi. Beh, pensano, per chiarire, la Meloni ha detto che a queste condizioni noi dobbiamo essere pronti anche a uscire dall'euro, nel senso che se l'Unione Europea continua a strangolare l'Italia, che ricordiamo è uno di quegli stati che non prende i soldi dall'euro, a parte la mancanza della spesa che è provocata rispetto ai finanziamenti anche da una burocrazia sbagliata, ma noi comunque tra il saldo attivo e passivo diamo oltre 10 miliardi di euro in più di quello che riceviamo dall'Unione Europea. Ma non è che noi non siamo solidari, ma per chiarire che siamo pagatori e creditori e non debitori con l'Unione Europea, se però tra quote latte, danni all'agricoltura, blocco alle infrastrutture, normativa sbagliata sulla concorrenza per gli aiuti per esempio al Sud e il fiscal compact, quindi la stretta, lo strangolamento finanziario delle banche alle imprese, allora a quel punto non dobbiamo, o si rinegoziano tutti i patti o usciamo dall'euro, questo è il senso. Strategia invece per la politica nazionale, qual è, per quella locale? Beh, sul piano nazionale, a parte questo che abbiamo detto, noi ovviamente siamo un partito patriottico, quindi vogliamo far riconquistare la sovranità vera dell'Italia sul proprio territorio, una sovranità finanziaria. Dal punto di vista delle grandi battaglie c'è quella innanzitutto del lavoro, e riteniamo che anche con una diversa politica dell'Unione Europea questo possa rimettersi in movimento. E poi siamo un partito che sicuramente è molto attento alle problematiche della sicurezza, e quindi senza demagogia riteniamo che l'accoglienza agli stranieri sia un dato fondante della cultura italiana, ma non possiamo immaginare di aprire in maniera indiscriminata le frontiere, e d'altro canto riteniamo che sia assurdo mettere in piedi iniziative legislative perdoniste come amnistia e indulto, che certamente non aiutano a nessuno, soprattutto ai più deboli. Fratelli d'Italia che andrà da sola alle elezioni? Beh, alle europee non ci sono alleanze, quindi logicamente saremo col nostro. No, sul piano locale noi, Forza Italia ha già deciso di andare da sola a Nocera Superiore, a Sarno e a Pagani, noi ne abbiamo preso atto e adesso ovviamente con i nostri candidati andremo avanti con tutte le altre forze del centrodestra che vorranno, ma come abbiamo già detto noi siamo naturalmente alleati del centrodestra, dove è possibile fare l'alleanza noi la faremo, invece sentiamo atteggiamenti pregiudiziali nei nostri confronti. Ma, insomma. Il programma di fare. Dal punto di vista programmatico, lo ripeto, è chiaro che noi siamo naturalmente alleati del centrodestra e speriamo di essere alleati, al di là insomma delle polemicucce che vengono fatte sui giornali, insomma, da Ascari, politici dell'onorevole Carfagna, ma noi non le raccogliamo le polemiche, vogliamo invece cercare di dare una speranza e un futuro ai giovani salernitani. Il comune di Salerno purtroppo tutti sanno che è in una situazione di predissesto, le opportunità lavorative sfumano, la città del mare, la città turistica, tutti slogan che alla fine sono serviti soltanto a costruire innumerevoli palazzi all'interno di questa città, senza possibilità di sbocchi economici. Quindi il nostro programma è trovare un candidato sindaco serio, rigoroso, che non faccia del clientelismo la sua battaglia e il suo cavallo, che debba prepararsi a risanare il comune di Salerno per non costringere un aumento delle tasse vertiginoso che invece la città subirà se si continua al modello di De Luca del tasse spendi. Sarebbe incontro tra il sindaco di Salerno e l'onorevole Carfagna, è venuto pochissimi minuti fa, un incontro abbastanza lungo. Fa piacere per loro, penso che sia un incontro istituzionale, ne ho fatti tanti anche io di incontri col sindaco di Salerno, non c'è nulla di male. Sosterrebbe un candidato sindaco Carfagna, ad esempio? Ma se vince le primarie a Salerno, perché no?